Ciao e benvenuti al solito video del lunedì, quello in cui guardiamo le uscite della settimana ed è la seconda settimana del mese, quindi aspettatevi un bel po' di uscite paniniche che ci hanno dato dentrino, devo dire, però le vediamo insieme e come al solito iniziamo proprio da loro e con Disney questa volta. E iniziamo con Paper e Nick, l'ombra di Fantomius, che mi ha subito fatto pensare al video di 88 Zeldone, che ha fatto il super video su Paper e Nick e PK, e questa dovrebbe essere un po' la storia originale con la prima apparizione di PK, o meglio no, di Paper e Nick, PK appare molto dopo, a 50 anni esatti dalla sua uscita. C'è la storia classica, Paper e Nick il diabolico, ma anche una nuova raccolta con una storia nuova di zecca, appunto, a firma di Marco Gervasio, che fa da un po' da raccordo. Un'idea figa, alla fine sono solo 5,90€, se non avete mai letto questa storia ci sta a recuperarsela, immagino, 240 pagine, top. Poi abbiamo Topolino, Eta, Beta e il tesoro di Mook. Direi che hanno fatto il solito casino nel titolo, perché direi che il titolo è Topolino di Floyd Gottersson 10, probabilmente. Ipotizzo. Eta Beta e il tesoro di Mook, storie classicissime in strisce, in bianco e nero, le storie originali americane, queste pubblicate fra il 48 e il 51, storicamente molto importanti, per cui se volete recuperare qualcosa di storico ci sta assolutamente. Costa 35€ per 296 pagine in formato 26x21. E poi, ancora attesissimo, abbiamo finalmente il secondo omnibus di PK che arriva disponibile. 696 pagine a 79€. All'interno Panini non ci dice cosa c'è esattamente. Comunque sono storie del 97. E poi ci sono anche 14 tavole pick-up autoconclusive apparse all'epoca su Disney Magazine. Una vera chicca. Figo, devo recuperarmelo, vedrò di farlo quanto prima, prima che si esaurisca, che poi se no devo aspettare la eventuale ristampa, che chissà quando arriverà. Poi, La spada selvaggia di Conan. Allora, secondo volume del 91, Panini non ci dice che numero è, non ci dice niente, comunque è la ristampa questa in formato classico, cioè quello 25x27,7, 320 pagine. All'interno troviamo Larry Yakata, Roy Thomas, Ernie Chan e John Buscema. All'interno una lunghissima saga epica in cui ritorna il Cimmero insieme al teschio di Tuzla Doom. Comunque costa 28€, sono 320 pagine per tutti i veri fan di Conan che si sono raccolti tutta la serie da anni ormai e che sono fortunati perché almeno non devono comprare gli omnibus che sono in un formato ridotto strano. Poi abbiamo il vero capolavoro di Panini Comics di questa settimana, perché torna Detective Culetto con i volumi 5 e 6, rispettivamente SOS dalle antiche rovine e Un investigatore pericoloso, il fumetto per bambini illustrato più famoso del Giappone, non lo so se è vero, ma mi piace pensarlo, un uomo con la faccia da culo, che bello, io lo adoro. E poi vi segnalo che esce anche l'ottavo numero di Spawn, che potevo anche non mettervelo, ma tanto era l'unica altra uscita Panini Comics e quindi ve la smetto così con la copertina. E via. Passiamo quindi a Marvel. Per Marvel iniziamo con una variant misteriosa di cui Panini non ha fornito la copertina, ma sono andato a cercarmela e quindi sul numero 846 o 46 e basta di Amazing Spider-Man troveremo la copertina What If di Lorenzo Pastrovicchio con il primo numero di Avengers in versione Disney. E nei prossimi numeri a seguire tutte le altre. Poi abbiamo Daredevil l'armatura nera, un volume da 16€ per 104 pagine. Vi prego, nessuna polemica che già ci ho discusso di questa cosa. Di D.G. Chichester con Diaz qualcuno e Meyer qualcun altro, ma Panini decide di non scrivermelo nei dati. Ed è una storia in stile anni 90, ambientata in quel periodo lì con Daredevil quando usava questa improbabile armatura. Erano gli anni 90, andava di moda. Poi abbiamo il primo volume del nuovo Carnage con Rinato di Ram V, presumo Christos Gage, Torun Grombek, Pere Perez, Francesco Manna e Zé Carlos. Vado sempre a indovinare i nomi perché Panini non me li ha messi tutti. 136 pagine di cartonato a 19€ con i primi 4 episodi della Carnage del 2023 più lo speciale Web of Carnage 1. Cosa accadrà a Carnage? Non lo so, ma c'è anche l'Anti-Venom. Ed è il preludio alla saga crossover Simbiosi Necrosi, per cui tutti rabbrividiamo fin da subito. Già. Poi abbiamo un bel volume deluxe degli X-Men con X-Men Red 1. Sono i primi 10 episodi della X-Men Red di Al Ewing, insieme ad André Genolet, Stefano Caselli e Juan Cabal. 264 pagine a 32€, formato deluxe, con i primi 10 episodi appunto di X-Men Red. Bel volume, questo me lo recupererò sicuramente, magari non subito, forse aspetto gli sconti, ma prima o poi sarà mio.
E poi abbiamo il misterioso X-Men 24. Questo 24, io vi giuro, non ho idea da dove esce, se è la somma di tutti gli altri volumi deluxe degli X-Men o chi lo sa, però vabbè, in realtà è X-Men Galà Infernale Immortal, che è il secondo volume dedicato a Galà Infernale, quello del 2022. All'interno un bel po' di storie varie, abbiamo Secret X-Men 1, uno speciale uscito in spillatino, l'Hellfire Galà del 2022 appunto, alcune storie anche inedite date dagli Infinity Comics, quelli pubblicati solo online, e altre storielle brevi. Sono 200 pagine a 28 euro, formato deluxe, non proprio super conveniente, però vabbè. Meglio sicuramente del precedente volume del Galà Infernale, dove ristampavano tutti gli episodi apparsi anche negli altri volumi deluxe, che non era proprio il massimo per avere un solo episodio inedito. E vabbè. Poi abbiamo un omnibus, l'atteso terzo omnibus di Amazing Classic. Amazing Spider-Man Classic, ovviamente, con storie di John Buscema, Stan Lee, Jill Kane, John Romita Senior, 920 pagine a 90 euro, sono gli episodi di Amazing dal 68 al 104. Se non avete comprato i Masterworks e preferite averlo in versione Omnibus, ci sta assolutamente, credo che non siano disponibili quelli precedenti, forse l'1 no e il 2 sì, non ho controllato, però vabbè, sono Omnibus, ci sta. E forse una copertina ad hoc l'avrei preferita, che non proprio la copertina dell'epoca con i testini sopra, eccetera. Però, vabbè, anche perché sembra un omnibus dedicato a Morbius, così. E poi, senza copertina, abbiamo anche l'Ultimate Spider-Man 3 Marvel Omnibus, con gli episodi di Ultimate Spider-Man del 2000 dal 72 al 111, con l'addio di Mark Bagley e tante storie del Peter Parker Ultimate. Figo, alla fine state recuperandovele in versione Omnibus, è un bel volumone, sono 1096 pagine a 94 euro, non me lo farei sfuggire appunto se amate l'universo Ultimate del passato. Per concludere con Marvel abbiamo anche Marvel Unsized Edition Daredevil di Bendis e Maliv, questo è il primo volume, se non sbaglio dovrebbero essere 4 in tutto, sono 464 pagine a 65 euro, formato Absolute con cofanetto. Sono gran belle storie, io però punterei sugli omnibus, sinceramente. Però, se uno preferisce averle in questo formato qua, ci sta. Alla fine è un bel formatone gigante e, boh, è figo. Poi, sempre Marvel, in realtà, escono anche ovviamente le serie regolari. Abbiamo Gods 3, Amazing 46 Regular, Venom 28, Miles Morales 13, Fantastici 4 17, Capitan America 5, Iron Man 16, Hulk 11, Thor 8 e basta. Passando invece a DC Comics, abbiamo intanto Flash anno 1, che ristampa una nuova versione delle origini di Flash raccontata da Joshua Williamson, pubblicata sui numeri dal 70 al 75 della serie Flash del 2016, 152 pagine a 20 euro cartonato in formato DC Library, carino alla fine, se non l'avete mai letto ci può stare tranquillamente. Poi abbiamo la nuova serie dedicata al Pinguino, anche questa in versione cartonata, 176 pagine a 23 euro di Tom King e Rafael Della Torre, non c'è la copertina qua, ma ho recuperato quella americana, non so ovviamente se sarà la stessa, non sono andato a cercarmi la sua anteprima, sinceramente, però grosso modo potete farvi un'idea interessante, una nuova versione del Pinguino, questa volta gestita da Tom King, dove fondamentalmente il Pinguino tornerà con una nuova missione per tornare ad essere il capo della malavita di Gotham. Poi abbiamo Lanterna Verde War Journal 1, che non è Lanterna Verde di War Journal, ma va bene. Primo volume intitolato Contagio, ai testi Philip Kennedy Johnson, ai disegni Montos e la nuova serie con protagonista Jon Stewart, secondo cartonato, quindi seconda serie, dedicata appunto alle Lanterne Verde al momento. Mi interessa, ma perché in generale mi piacciono le Lanterne Verdi come idea, quindi probabilmente mi recupererò anche questo. Cartonato di 168 pagine a 22 euro, contiene le storie brevi da Green Lantern del 2023 sull'1, 2 e 3, più i primi 6 episodi di questa appunto serie americana, Green Lantern War Journal, sempre del 2023. Mi interessa, mi incuriosisce. Poi abbiamo Batman Beyond Neo Gothic, un DC special brossurato di 168 pagine a 17 euro, in cui torna appunto il Batman del futuro, di Jason Lessing e Colin Kelly, più Max Dunbar. E poi un DC grandi eventi, cioè DC eventi in realtà, con Justice League vs Suicide Squad, un evento del 2017, orchestrato da Joshua Williams, Rob Williams, Tim Seeley, Jason Fabok, Tony Daniel e Howard Porter. Sono i 6 episodi della miniserie dell'evento, più gli episodi collegati di Suicide Squad 8, 9 e 10 e di Justice League 12 e 13.
Ammetto che me lo ricordo molto poco l'evento, però se uno vuole recuperarselo ci sta. Sono 32 euro, che non sono pochi, però per 304 pagine cartonate alla fine ci può stare. Poi abbiamo qualcosa che dovete assolutamente recuperare se non l'avete mai letta, perché arriva anche Batman il lungo Halloween in versione DC Pocket Collection. 11,90 per 424 pagine, ovviamente in formato ridotto 15x23, ma che non è così ridotto, con l'intera maxi serie del lungo Halloween più anche il lungo Halloween Special, uscito nel 2021, non necessario, ma comunque una cosina in più che ci hanno messo. Speriamo facciano anche Vittoria Oscura a questo punto in questo formato e via. Però davvero, se non l'avete mai letta, investite questi 11,90 perché vale assolutamente la pena. Poi nel caso vi recuperate la versione figa se proprio ci tenete. Quindi, proseguendo ancora, Batman e il Monaco Pazzo, DC Limited Collector's Edition, quindi quelle giganti tipo Grandi Tesori Marvel. Storia molto figa di Mark Wagner e Dave Stewart, 152 pagine in formato 25x35 e 5, con la miniserie di Batman and the Mad Monk. Forse non necessaria in questa edizione ultra di lusso, però ci sta, 28 euro per 152 pagine, mega giganti. Poi, per concludere con DC Comics, l'unica altra uscita è Batman 98, ma eventualmente l'ho spillato da pigliare. Quindi, passiamo ai manga. Per i manga di Panini, pochissime novità, abbiamo solo Oneko Akabane's Bodyguards 1, una serie sulla solita ereditiera di una famiglia mafiosa giapponese, che dovrà avere delle guardie del corpo super speciali, ok, 5,20€, solito tankobon senza sovracoperta, da edicola, e questa è la copertina tedesca, se vi interessa saperlo, perché quella a me italiana non c'era, ve l'ho cercata su Amazon. Altri manga in arrivo, comunque ne abbiamo, c'è la versione non blind pack di Thunder Tree, se non l'avete letto compratelo, che è molto carino. Noragami 27, Demon Slayer 15, Shai 17, che però forse non esce, Togenanki 12, Undead Deluxe 16, Sakamoto Days 14, Shangri-La sia in versione expansion pass che normale, Shangri-La Frontier è il numero 15, Senseiya Lost Canvas 16, Sakura Saku 9 e appunto Akaneko Akabane Bodyguard. Quindi, passando oltre, andiamo da Bonelli. Vi segnalo intanto il nuovo numero di Drago Nero, il 21, in cui abbiamo lupi mannari contro vampiri, così a giudicare dalla copertina, disegni molto fighi, come sempre, testi di Luca Enoch, disegni di Fabiano Ambu. Poi, ancora Drago Nero, esce anche Senza Anima, Brama, su un soggetto di Luca Enoch e Stefano Vietti e disegni di Gianluca Pagliarani, è la versione appunto prequel di Drago Nero, a colori, in formato francese, diciamo. Anche qua abbiamo i lupi mannari, però, devo dire, un collegamento alla serie regolare. Disponibile comunque sia in questa versione che è la regular, ma anche nella versione variant che è uguale ma grigia, così a occhio. E poi, altre cose per Bonelli, vabbè, c'è le solite uscite di Tex, Martin Mister, le storie, Classic Tex, Classic Zagor, ma anche le strisce di Zagor, questa dovrebbe essere la nuova serie. Poi, passiamo a Bugs, che non mi ha scritto da nessuna parte che esce il nuovo numero di Caglia, ma presumibilmente dovrebbe arrivare questa settimana, quindi, anche perché ci dicevano che erano gli ultimi 5 giorni in cui era disponibile il numero precedente, e ce l'hanno detto 5 giorni fa, per cui io presumo arrivi. Poi, passiamo a Star Comics. Per Star Comics l'unica novità... No, in realtà non è vero. Prima novità, La persona che mi piace non è un ragazzo 1... che è un webtoon, no, in realtà no, è semplicemente un webcomic giapponese a tema Girls Love, vincitore del Next Manga Awards. È un po' strano, devo essere sincero, nel senso che non è tankobon, ma è in formato 15x21, è a colori, nel senso che vedete la copertina in cui ci sono i personaggi in bianco e nero e lo sfondo verde. Ecco, in teoria è così tutto il fumetto, da quello che ho visto in giro. Sono 104 pagine, costa 7,50€, non è proprio convenientissimo e già il tema non è che sia uno dei miei favoriti, per cui a me dei Girls Love importa relativamente, temo proprio che lo lascerò dove sta. E poi invece abbiamo l'esordio della nuova versione di Yu degli Spettri New Edition di Yoshihiro Togashi. Avevo una mezza idea di comprarmi la nuova edizione, devo dire, ma effettivamente io ho la vecchia in tankobon, piccolini, bruttini, effettivamente siamo tutti d'accordo, ma alla fine mi risparmio 5,90€ al mese. Tra l'altro questo mese ne escono due, perché esce anche il 2, appunto, che come vedete è uguale. Tra l'altro la vecchia edizione era già ribaltata, per cui penso proprio che non mi farò il riacquisto. Però serie molto bella, se non l'avete mai letta fatecelo un pensiero, perché è figa alla fine. Altre uscite per Star Comics, poi abbiamo Cardcaptor Sakura Killer Card 15, Detective Conan New Edition 49, Die Ware Glader 7, Dragon Ball Ultimate Edition 27, Keep Your Hands Off Eizouken 7,
ricordo Ragnarok 20, Ushu Kyudai 43, Welcome to the Ballroom 10 anche in versione Variant, What About Tomorrow 6 e basta. Quindi passiamo oltre, c'è J-Pop ovviamente, per J-Pop invece abbiamo due novità, la prima è Mr. Villain's Day Off, che fondamentalmente ci racconta le giornate in cui non lavora di un super mega cattivo, potrebbe essere molto divertente, il primo lo proverò, e poi Smoking Behind the Supermarket with You, di cui ho letto le primissime storie nel Free Comic Book Day, carino, sembra divertente anche questo, il primo numero lo provo. Poi continuano Takashi il negozio di biciclette, Call of the Night, Medalist, primo volume di Tokyo Igoro se non avete preso il cofanetto, Summer Ghost 1, in realtà anche questa è una novità, anche se penso fosse uscito anche questo in cofanetto insieme a Tokyo Igoro, così a memoria. E poi abbiamo Wet Sand. Proseguendo abbiamo Magic Press. Per Magic Press arrivano Shotline Kyou 1, Skip Beat 40, La mia maledetta vampira 5 e L'epica scena del domatore fuorilegge della sua donna gatto 5, credo, no 4, Avventura di classe S. Nulla che mi interessi particolarmente. Per Renoir vi segnalo, in realtà sono uscito settimana scorsa, ma ve li segnalo lo stesso, l'uscita di Soma, molto carino, devo finire di leggerlo, ma molto interessante. Crush of a Lifetime 1 per Gaijin, il nuovo numero del druido di Seoul Station e Dr. Brain 1. E poi per Renoir vera e propria invece, Cardboard di Doug Tenapel e Un capitano di 15 anni di Frédéric Brumeau, Amo e Christophe Picao. Questi tra l'altro erano tutti disponibili, credo, al Comic Con Bergamo. Quindi passiamo a Salda Press. Per Salda Press vi segnalo che il 10 dovrebbe essere disponibili, credo, sul sito, le versioni esclusive dei primi episodi delle nuove serie dedicate a Transformers e G.I. Joe. C'è la versione metal di Transformers, la versione white cover e poi il primo numero di Road to G.I. Joe Duke e Void Rivals. Vi ricordo che non usciranno i numeri 2 in versione spillata, ma tutta questa roba uscirà solo in versione volume più avanti, credo, per Lucca. E poi per le uscite regolari invece abbiamo Walking Dead Color Edition 41, la versione Variant Capullo, e per il 41 probabilmente è anche questa disponibile sul sito, immagino. E poi Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei, volume 4. E nulla, con questo abbiamo concluso. Io come sempre intanto vi ringrazio di essere arrivati fino qua, se ci siete arrivati lasciatemi nei commenti anche questa volta un libricino, ho già mangiato anche oggi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. Poi sono sugli altri social, Instagram, TikTok, Facebook. C'è Telegram, gruppo in cui parliamo di fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora, potere pelato!